Ancora un anticipo, il Ragusa domani in trasferta ad Augusta contro il Megara. La capolista si è allenata con particolare intensità in questi giorni, consapevole di un passaggio chiave del campionato. Nessuno squalificato dalle file degli azzurri per la Vaccara, che ha parlato ieri delle inseguitrici, il Paternò su tutti, che non mollano di un centimetro. Il Megara invece è una squadra assolutamente da non sottovalutare, l'ammonimento del tecnico Ebleo, che anche ricordata ai suoi uomini come il Megara, proprio alla vigilia della pausa natalizia, fosse riuscita ad imporre il pareggio al Vittoria sul proprio campo, per non parlare poi dell'ultima gara con la Rinascita Netina, sconfitta in casa proprio dagli avversari di domani. Quindi per la Vaccara si tratta sicuramente di un organico più rafforzato rispetto alla gara d'andata e darà sicuramente del filo da torcere. Intanto nei giorni scorsi si è tenuto il sorteggio per il prossimo turno di Coppa Italia. Il Città di Ragusa affronterà fuori casa come prima gara il Canicattì.